Antonio Petrazzolo, Napoli Magazine, ne hai vinti tanti, come è giusto che sia per il grande impegno, però è sempre bello, anche perché siamo alla 20ª edizione. Anche tu. Anche io ne ho vinto qualcuno. Diciamo che passano gli anni, ci ritroviamo in queste belle situazioni create da Nello, ci fa molto piacere. Non possiamo non parlare di Conte, è arrivato Mann, è arrivato il tweet della società, non di De Laurentiis, questo già ci ha un po', non lo so, si è spiazzato, ci ha dato conferme che quest'anno sarà un anno un po' diverso. Potrebbe arrivare in queste ore Conte, arriverà nelle prossime ore, vedremo, ma è l'uomo giusto? Secondo me sì, anche perché per quanto riguarda l'annuncio diamo subito una notizia, perché i tifosi questo vogliono sapere, in tanti pure penso a te stanno chiedendo quando arriva l'annuncio ufficiale, il tweet del presidente. Il presidente è Ibiza, lo sarà fino a fine maggio, credo fino al 31, poi se anticipa il rientro non lo so, quindi per i primi di giugno immagino possa arrivare finalmente l'annuncio di Antonio Conte, triennale fino al 2027, 6,5 a stagione per 2 anni, 2 milioni di bonus, tutte le cifre confermatissime al raggiungimento della Champions, e poi questi 2 milioni diventano vengono integrati nella base dei 6,5, quindi davvero uno sforzo economico notevole del Napoli. Ma a livello tattico, a livello di uomo, a livello di squadra, che cosa cambierà secondo te? Ma cambierà tanto, però immagino che la voglia di affrontare le partite, quella che è mancata quest'anno, lo spirito di squadra, di gruppo, dei singoli, la voglia di affermarsi e di vincere le partite ci sarà tutta, quindi anche senza Europa vedremo un Napoli competitivo. Non so se subito pronto per il vertice, questo ce lo dirà Conte, però ecco, sicuramente una squadra che rientrerà in Champions. Un'ultima su Di Lorenzo, perché poi i tifosi, come dici tu, vogliono le notizie, vogliono sapere. Secondo te che cosa succederà col capitano? Ma guarda, su Di Lorenzo mi ha stupito un po' la dichiarazione del suo agente, che in effetti ha già risposto a un'ipotesi, perché era venuta fuori, no? L'indiscrezione che anche in caso di Conte che dice è inamovibile nel mio progetto, la risposta è troppo tardi. Allora significa che non c'è proprio possibilità di discussione. Certo è che poi magari confrontandosi dal vivo, sentendosi le parti, qualcosa può cambiare, quindi a step procediamo, l'annuncio di Conte e poi pian piano ci saranno degli incontri coi singoli.